Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo La Sera dei Miracoli di Lucio Dalla. Dopo la sigla. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone si compone di sei accordi all'inizio, che sono Sol maggiore, quindi se questo è il Do dove ci sono i due tasti neri, a sinistra c'è il Do, Re, Mi, Fa, Sol, Si, Re, Sol maggiore. Poi avremo il Mi minore, andiamo indietro di qua, Fa, Mi, Sol, Si, che è il Mi minore. Poi proprio il Do maggiore, Do, Mi, Sol. Accanto avremo Re maggiore, Re, Fa diesis, La. Poi ancora avremo il Si minore, quindi andando indietro, Do, Si, Re, Fa diesis. Ed infine il La minore, andiamo sempre indietro, La, Do, Mi. E la canzone fa così. La sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. La sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere da passare 100.000 in uno stadio. La sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda. Tanto nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confonde. Mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Bene, ovviamente gli accordi voi potete ribatterli oppure restare con dei suoni lunghi in base al vostro gusto. Io vi ho fatto vedere solo dove cambiano gli accordi. Poi andiamo al ritornello, che avrà un altro accordo nuovo che sarà il La maggiore. Il La minore era La, Do, Mi, La maggiore sarà La, Do diesis, Mi. E parte con il Mi minore e fa così. Si muove la città Poi c'è questa parte che fa questo gioco Sol, Re, La. Delinquenti, non bisogna aver paura, ma stare un poco attenti. A due e due gli innamorati sciolgono le vele come i pirati. E in mezzo a questo mare cercherò di capire quale stella sei. Poi la canzone si ripete, va avanti ancora, ma sempre con gli stessi accordi. Bene, come abbiamo visto, anche questa era una canzone abbastanza semplice da suonare al pianoforte. Io vi lascio comunque in descrizione il link su dove trovare il testo con gli accordi, poi due link per imparare a suonare il pianoforte ed in più la diteggiatura per entrambe le mani. Se voleste anche accompagnarvi con la mano sinistra, vi lascio un link di una puntata che parla proprio di quello. Ciao ciao! Alla prossima!